Non possiamo far altro che sperare nella Cassazione. Restiamo convinti che Carlotta non si sia uccisa e che colui che è stato assolto da tutte le accuse di averne provocato la morte e di averla maltrattata invece ne abbia causato quella fine assurda. Secondo quanto riferito dalla sorella e dalla madre di Carlotta Benusiglio, la stilista milanese trovata impiccata a un albero in piazza Napoli all'alba del 31 maggio 2016, la complessa vicenda giudiziaria è giunta ora davanti alla Corte di Cassazione dopo una lunga battaglia legale. Inizialmente trattato come suicidio, il caso è stato riaperto grazie alla determinazione della famiglia, assistita dal legale Gianluigi Tizzoni, portando la procura milanese a considerare l'ipotesi di omicidio, stalking e lesioni. Marco Venturi, il compagno di lunga data di Carlotta, è stato indagato in relazione a un rapporto tormentato e violento con la vittima. In primo grado, Venturi è stato condannato a 6 anni di carcere per la morte causata da un comportamento persecutorio nei confronti della compagna. Così scrivono i giudici. Il comportamento di Venturi è persecutorio, umiliante, ripetuto e assillante. Una tela di ragno che ha distrutto la psiche e la vita della vittima. Nelle motivazioni della sentenza, il giudice ha affermato che l'uomo possedeva tutti gli elementi per intuire che Carlotta Benusiglio avrebbe potuto essere in grave pericolo, ma non ha intrapreso alcuna azione per prevenire il tragico evento e salvarla. Poco dopo l'ultimo violento litigio per strada, alle 3:42 di quel giorno di maggio, secondo la corte milanese, Carlotta Benusiglio si è impiccata con una sciarpa a un albero nei giardini di Piazza Napoli, a pochi passi dal suo appartamento. Tuttavia resta incerto se volesse soltanto manifestare un gesto dimostrativo che purtroppo si è trasformato in tragedia sotto lo sguardo indifferente di Venturi, l'unica persona che avrebbe potuto intervenire per fermarla. In secondo grado, la Corte d'Appello ha respinto l'impianto accusatorio presentato dalla Procura Generale contro l'uomo. Inizialmente richiesta una condanna di 30 anni per omicidio, l'ex compagno di Carlotta Benusiglio è stato invece assolto da tutte le accuse, secondo la decisione dei giudici. Nessuna mano omicida è stata, oltre ogni dubbio ragionevole, il tragico portato di un gesto autolesivo. Secondo la Corte d'Appello, il suicidio è la causa della morte della stilista. Una conclusione che ha spinto il procuratore generale, Maria Vittoria Mazza, insieme alla famiglia Benusiglio, a presentare ricorso in Cassazione contro questa sentenza. Il magistrato inquirente sostiene che le numerose testimonianze raccolte sulla tumultuosa relazione e sul comportamento violento di Venturi costituiscano una prova determinante. Se quelle testimonianze e le parole di Carlotta a parenti e amici sono state animate da una condotta visionaria, e così ovviamente non è, allora vuol dire che tutti hanno detto il falso, e questo ovviamente non è possibile. Nel ricorso presentato, la Procura Generale richiama le denunce per maltrattamenti e stalking che Carlotta Benusiglio aveva registrato presso la polizia il 15 e il 30 dicembre 2015, a causa dei ripetuti atti persecutori da parte di Venturi nei suoi confronti. Le denunce erano corroborate da referti medici e fotografie inequivocabili. Viene inoltre menzionato un episodio avvenuto nella notte del 14 aprile 2016, quando Venturi si era introdotto nella casa di Carlotta mentre questa dormiva, costringendola a chiamare la polizia. Nonostante ciò, di fronte agli agenti intervenuti, Venturi aveva affermato di voler solo ristabilire la pace con la compagna. In fase processuale di primo grado, i giudici hanno annotato che, con riguardo ai continui appostamenti, pedinamenti, minacce, ingiurie e vessazioni poste in essere ai danni di Carlotta, l'imputato non è in grado di fornire alcun elemento di prova in grado di scalfire la mole di testimonianze che viceversa avvalorano l'ipotesi della vittima. Tuttavia sembra che in seconda istanza non siano state considerate tali testimonianze. Nel ricorso presentato in Cassazione viene citato un altro episodio avvenuto nel febbraio del 2016. Carlotta Benusiglio si era barricata in casa per paura dell'ex compagno. La Procura Generale sottolinea dunque: il giudice d'appello non si cura degli elementi sempre accennati.
Per il giudicante o è tutto falso, non risultano trasmissioni in atti di falsa testimonianza, o la Benusiglio è una visionaria inaffidabile. La tesi del suicidio volontario viene poi confutata. Carlotta Benusiglio aveva numerosi progetti per il futuro, dimostrando così la sua determinazione a liberarsi di Marco Venturi. Si delineano gli ultimi giorni della vita della giovane stilista, segnati da un conflitto costante con il compagno. Anche nella notte della sua morte, Venturi si era mostrato violento. Dopo l'accesa discussione per strada, l'uomo l'aveva lasciata tornare a casa senza le chiavi, costringendola così a vagare sola nella piazza, in uno stato di alterazione alcolica. Durante la serata, entrambi avevano bevuto e lui era ben consapevole delle condizioni emotive precarie della compagna, circostanze che avrebbero potuto spingerla a compiere gesti insensati e pericolosi. Resta solo da attendere la decisione della Suprema Corte sulla possibile riapertura del processo, che potrebbe avere luogo nei prossimi mesi.